Benvenuti signore e signori a questo primo episodio di Warhammer Quiz. Abbiamo, che sta salutando mamma a casa, il nostro sfidante Alessandro! Le donne in sala si sono date alle fiamme. Calme signore, calme. E il campione in carica, voi direte è strano, ma già la prima puntata noi abbiamo un campione in carica, Colombino! No, io il campione. Il campione in carica è Ale. Da quando? In effetti è vero, da quando è il campione in carica? Chi ha deciso? È il campione in carica è Colombino. Aspetta. Saluta il pubblico, le tue fan sono in estasi. Non ci sono. Sono rimaste chiuse fuori. Mi spiace, ma purtroppo sono state schiacciate all'ingente peso delle fan che si strappavano le mutande per Alessandro all'ingresso. Vabbè, non si può avere tutto, se uno è il campione. Si mette le cuffie, campione. Okay. Per il pubblico a casa mettiamo le cuffie in modo che, visto che il nostro campione già parte forte, non vogliamo che possa ricevere suggerimenti dal pubblico. Campione, partiamo con la sua prima domanda. Qual era il nome della moglie di Enarion, re Fenice? È andato in palla al campione. Vediamo, ce l'ha. Quando fa quell'espressione ce l'ha, lo sa. Non sa di saperlo, ma la sa. 10, 9, 8, 7. Ci vuole fare lo scherzone, il campione. 4, 3. Finge di non sapere, che burlone. 2, 1. Niente, ci dispiace. Il nome della moglie di Enarion, re Fenice, è Astariel. Astariel? Sì. La sapevi benissimo. La sapevo, ci sapevo. Guarda in camera. Prima moglie. Prima. La seconda si chiamava Alariel. No, a caso è campione. A caso è campione. Alessandro, lo sfidante, attenzione. No, tenga sulle cuffie, campione, tenga sulle cuffie. Mai le suggerisco. Mai che sì, arrivi il suggerimento anche sulle domande dell'avversario, non vorremmo mai. La sua prima domanda è: qual era il nome del cavallo di Marius Dendorf? Margherita. Un punto per lo sfidante, un punto per l'orfante. Bravo, un applauso allo sfidante. Era difficile questa. Domanda per il nostro campione. Campione, mi raccomando, abbiamo un punto a zero per lo suo sfidante, quindi deve recuperare. Secondo me dirò ai amici a casa, il campione lo fa apposta per apparire in difficoltà e poi, come un Valentino Rossi dei quizzoni, mi recupera domanda su domanda. Bene, passiamo alla seconda domanda. Chi uccise Eldred, conte elettore del Solland? Arkon. La risposta è sbagliata, mi spiace. Sfidante, lei non faccia rumori e non sbeffeggi il nostro campione. Okay. Un po' di fair play, per cortesia. Insomma, l'uccisore del conte elettore Eldred del Solland fu Sangue Marcio e Artigli di Ferro. Passiamo a lei, sfidante. La sua seconda domanda. Dopo il ritiro delle forze del Lord su Azir e la clausura di Sigmar, chi venne ucciso? Dopo Grimnir. Mi spiace, è sbagliato. Il primo a morire fu Nagash, che ricevette appunto l'ira del caos. Non lo sapevo. Il campione, anche lei, però non sforza lo sfidante. Mi raccomando. Il campione sapendo le cose. Terza domanda, sempre 1-0 per lo sfidante. Terza domanda per il nostro campione. In quali armerie pratica la sua arte Torek Cepiglio di Ferro? Nelle armerie di Karazakarak. Sbagliato. Come sbagliato? Praticava la sua arte nelle armerie di Caracazul. Sfidante, non si distragga. Per cortesia, signori, stiamo giocando, non siamo mica la rotta del pubblico. Sistemi le sue cuffie, che sennò sente i consigli del pubblico. E poi mi sbaglia. Ascolta. Terza domanda. Quale condottiero del caos sconfisse la tribù Orrux a Punta Massacro? Tipo dente di demone. No. Fu Valkia la sanguinaria. Sempre 1-0 per il nostro sfidante. Campione, è il momento di far vedere le sue abilità. Ora mi concentrerò con massima concentrazione. La sua quarta domanda è: quali sono le discendenze di Volkmar il Tetro?
Domanda interessante. Tempo scorre. 10. 9. Era un elfo sicuramente questo. 7. 6. Secondo me sono... è un popolo proprio, una popolazione... 5. Non lo so, questo non lo so. 3. 2. Mi arrendo. 1. Mi spiace, si suppone che le discendenze di Volkmar il Tetro, nonché uomo dell'impero e seguace di Sigmar, fosse proprio Sigmar stesso. Domanda 4 per il nostro sfidante. Qual è il nome del grande immondo che guida le truppe di Nargol su Ghiran? Kurat. No. Il nome è Bolatrax. Sempre 1-0 per lo sfidante. Attenzione signori, perché il campione ancora non è riuscito a, non è ancora riuscito a rispondere a una domanda correttamente. Neanche a rispondere in alcuni casi. In alcuni casi neanche a rispondere. Secondo me è a causa di brutti consigli che gli vengono dati dal pubblico. Per questo abbiamo fornito a lui delle cuffie, per non sentire suggerimenti sbagliati. La sua quinta domanda, campione. Qual era il nome del padre di Carl Franz? Campione, non guardi lo sfidante che poi la distrae. Il padre di Carl Franz. Quindi, evidentemente, Carl Franz aveva un padre. È sulla strada giusta. Il nostro campione è sul pezzo. Io non mi ricordo che avesse proprio un padre. Era più un padre putativo. Potrebbe essere Sigmar. Che è un po' il padre di tutti. Sì. Mi spiace che campione l'imperatore Luitpold è il padre Leopold. Luitpold, non Leopold. Ok. Vagamente mi ricordo. Passiamo alla quinta domanda per il nostro sfidante. Cos'è custodito nella città di Elixia su Shamon, regno del metallo, che Zince brama ardentemente? Cioè, custodito dal Marazz. Esattamente, risposta esatta. Un altro punto per il nostro sfidante. Passiamo al campione. Campione sotto di 2 punti, 2-0. Ci vuole far soffrire. Non è giornata. Per il pathos televisivo è importante mantenere queste situazioni di svantaggio per poi recuperare alla fine. Domanda numero 6. Qual era il dio più importante per gli elfi silvani? Isha. Sì, sono due. Urnos. Bravo, un punto al nostro campione. Hai visto? No, un punto soltanto. Un punto per il nostro campione. Esulta. La folla è in delirio. Attenzione, signori. Ti riprendo, cazzo. Il campione minaccia la allora grillante. Lo sottomette sotto la sua saggezza e la sua saccenza. Ok, passiamo alla sesta domanda per il nostro sfidante. Qual era la Stormhost sinistra dai colori cupi create durante una fase di magia tenebrosa? Guardian Solo. No, purtroppo la risposta è Anvils of Eldenhammer, portatori di un'armatura nera con dettagli in oro. Campione, è il suo turno, è il suo momento per il pareggio. Vediamo se ce la può fare. La sua domanda è... chi uccise Vlad nell'era dei tre imperatori? Lo sapevo questo sono sicuro che lo so. L'arcilettore. L'allora arcilettore. Dieci, nove, otto. Magnus il Pio. No, mi spiace, la risposta è Teogonista William III. Ah, non era l'accettore. No. La sapevo. Il Teogonista William III è quello che si buttò con Vlad dalle mura. Sì. Domanda numero 7 per il nostro sfidante, che è in vantaggio per 2-1. Qual è la colorazione del pelo dei cinghiali della tribù Iceborne Clan, dei Bone Splitters? Rosso. No, mi spiace, sfidante, il colore è grigio. Sbeffeggiato il nostro campione. Campione, si concentri perché è ancora sotto, eh. Noi qua abbiamo ancora altre 3 domande, non di più, quindi cerchi di concentrarsi. Ce la posso fare. Si concentri. Qual era l'arma impugnata da Ungrim Resventratore? Il nome?
No. È la sua risposta definitiva? No. Sventra demoni. Mi spiace, la risposta è sbagliata. Il nome dell'ascia di Ungrim si chiama Ascia di Drago. Passiamo al nostro sfidante. Come facevo a ricordarmi questo nome? L'ottava domanda per il nostro sfidante è: chi conquista la città Templarum rinominandola Antro della Sanguisuga? Una banda di guerra di Skaven. No! Viene conquistata da Festus. Sanguisuga. Avrei dovuto pensarci effettivamente. Sono facile, il campione la sapeva. Certo. Passiamo alla nuova domanda. Campione, mi è ancora sotto, mi raccomando. Nel massacro di Brion, chi viene sconfitto dall'alleanza Bretogna-Silvani? Nel massacro di Brion? Sì. Manfred? No, mi spiace, vengono sconfitti gli Skaven. Risposta sbagliata. Passiamo al nostro sfidante. Nona domanda per lo sfidante. Va bene. Sì, la sapevo, dice di sapere, ma non ci vede nessuno. Esatto. Lo sfidante non sa queste cose. Dobbiamo imparare dal suo posto lo sfidante. Da chi fu architettato il rapimento di Slaanesh? Da Tyrion e Tennis. Mi spiace, purtroppo questa risposta è sbagliata. Il rapimento di Slaanesh fu architettato da Tzinch, che manovrò Tyrion e Malerion per catturare Slaanesh. Campione, è arrivato la sua ultima domanda, decima domanda. Posso pareggiare? Può pareggiare. Questa è la sua ultima possibilità. Qual è, attenzione, qual è la provincia imperiale che si trova più a sud? Stirla. Mi spiace, campione, non è la risposta corretta. La risposta corretta è Vissenland. Non l'ho mai sentito. Questo risultato la mette in grande difficoltà, perché era la sua ultima domanda. Ultima domanda per lo sfidante. Di chi Sigmar ottenne il rispetto combattendolo? Del grande drago Dracopio. Era un drago. Al giambellino lo chiamava drago. Calma. Di Gorkamork. È la sua risposta definitiva? Sì. Risposta corretta! Un altro punto! Un altro punto per il nostro sfidante, che quindi diventa il nostro nuovo campione. Possiamo fermare lo sfidante. Metterti queste però. Mi toccano le cuffie, effettivamente. No, le cuffie toccano sempre a te, campione. Non mi spiace. Perché se no sei campione. Perché ti distrai, no? Perché ti distrai. Proprio... a questo punto, dopo aver sconfitto il fatto avversario, io prenderei il mantello di campione. E quindi abbiamo un nuovo campione. Ma non abbiamo un mantello. Ce ne faremo una ragione. Abbiamo un nuovo campione, signori e signori, Alessandro. Grazie.